Buongiorno. Celebriamo oggi la solennità dell'Epifania, cioè la manifestazione del Signore a tutte le genti. Infatti la salvezza operata da Cristo non conosce confini, è per tutti. L'Epifania non è un altro mistero, è sempre lo stesso mistero della Natività, visto però nella sua dimensione di luce, luce che illumina ogni uomo, luce da accogliere nella fede e luce da portare agli altri nella carità, nella testimonianza, nell'annuncio del Vangelo. La visione di Isaia riportata nella liturgia di odierna risuona nel nostro tempo più che mai attuale. La tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, dice il testo di Isaia. In questo orizzonte il profeta annuncia la luce donata da Dio a Gerusalemme è destinata a rischiarare il cammino di tutte le genti. Questa luce ha la forza di attrarre tutti, vicini e lontani. Tutti si mettono in cammino per raggiungerla. Il versetto 3 è una visione che apre il cuore, che allarga il respiro, che invita alla speranza. Certo, le tenebre sono presenti e minacciose nella vita di ognuno e nella storia dell'umanità, ma la luce di Dio è più potente. Si tratta di accoglierla perché possa risplendere a tutti. Ma possiamo domandarci dov'è questa luce? Il profeta la intravedeva da lontano, ma già bastava a riempire di gioia incontenibile il cuore di Gerusalemme. Dov'è questa luce? L'Evangelista Matteo, a sua volta, raccontando l'episodio dei Magi, mostra che questa luce è il bambino di Betlemme. È Gesù, anche se la sua regalità non da tutti è accettata. Anzi, alcuni la rifiutano, come Erode. E lui, la stella apparsa all'orizzonte, il Messia atteso, colui attraverso il quale Dio realizza il suo regno di amore, il suo regno di giustizia, il suo regno di pace. Egli è nato non solo per alcuni, ma per tutti gli uomini, per tutti i popoli. La luce è per tutti i popoli, la salvezza è per tutti i popoli. E come avviene questa irradiazione? Come la luce di Cristo si diffonde in ogni luogo e in ogni tempo, ha il suo metodo per diffondersi. Non lo fa attraverso i potenti mezzi degli imperi di questo mondo, che sempre cercano di accaparrarsene il dominio. No, la luce di Cristo si diffonde attraverso l'annuncio del Vangelo, l'annuncio, la parola e la testimonianza. E con lo stesso metodo scelto da Dio per venire in mezzo a noi, l'incarnazione, cioè farsi prossimo dall'altro, farsi prossimo all'altro, incontrarlo, assumere la sua realtà e portare la testimonianza della nostra fede, ognuno. Solo così la luce di Cristo, che è amore, può risplendere in quanti la colgono e attirare gli altri. Non si allarga la luce di Cristo con le parole soltanto, metodi finti, imprenditoriali, no. La fede, la parola, la testimonianza. Così si allarga la luce di Cristo. La stella è Cristo, ma la stella possiamo e dobbiamo essere anche noi, per i nostri fratelli e le nostre sorelle, come testimoni dei tesori di bontà e di misericordia infinita che il Redentore offre gratuitamente a tutti. La luce di Cristo non si allarga per proselitismo, si allarga per testimonianza, per confessione della fede, anche per il martirio. Dunque, la condizione è accogliere in sé questa luce, accoglierla sempre di più. Guai se pensiamo di possederla, no? Guai se pensiamo di soltanto doverla gestire, no?
Anche noi, come i magi, siamo chiamati a lasciarsi sempre affascinare, attirare, guidare, illuminare e convertire da Cristo. È il cammino della fede attraverso la preghiera e la contemplazione delle opere di Dio che continuamente ci riempiono di gioia e ci riempiono di stupore. Uno stupore sempre nuovo. Lo stupore è il primo passo sempre per andare avanti in questa luce. Invochiamo la protezione di Maria sulla Chiesa universale affinché diffonda nel mondo intero il Vangelo di Cristo, luce di tutte le gente, luce di tutti i popoli. Angelus Domini, nunc si habit Mariae. Concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut igne officiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, Anquesum Domine, mente vulnosis infunde, ucchi angelo annunziante, Cristi Fili Tua incarnazione coniovi, per passione meius et crucem, a resurrezione e gloria perducamo, per Christum Dominum nostro. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideribus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, seguo con attenzione e preoccupazione gli eventi nella Repubblica Centrafricana, dove si sono recentemente svolte le elezioni con le quali il popolo ha manifestato il desiderio di proseguire sulla via della pace. Invito perciò tutte le parti a un dialogo fraterno e rispettoso, a respingere l'odio ed evitare ogni forma di violenza. Mi rivolgo con affetto ai fratelli e alle sorelle delle chiese orientali, cattoliche e ortodosse, che secondo la loro tradizione celebrano domani il Natale del Signore. Ad essi porgo il più sentito augurio di un santo Natale, nella luce di Cristo, nostra pace e nostra speranza. Nell'odierna festa dell'Epifania si celebra la giornata mondiale dell'infanzia missionaria, che coinvolge tanti bambini e ragazzi di tutto il mondo. Ringrazio ciascuno di loro e l'incoraggio ad essere testimoni gioiosi di Gesù, cercando sempre di portare fraternità in mezzo ai coetanei. E rivolgo il mio cordiale saluto a tutti voi che siete collegati attraverso i mezzi di comunicazione. Un saluto speciale va alla Fondazione Corteo dei Re Magi, che organizza in numerose città e villaggi della Polonia e di altre nazioni eventi di evangelizzazione e di solidarietà. E a tutti auguro una buona festa. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.